Da oggi, per i prossimi giorni, per 3 mesi, si sfideranno più di 100 squadre. Tanti ragazzi di Napoli parteciperanno ad un torneo che si svolgerà nel campetto ricavato nel giardino di una villa confiscata alla camorra nel centro della città. È qui che da 15 anni Don Luigi Merola, presidente della fondazione A Voce de Creature, promuove attività di recupero per i minori, ragazzini che hanno abbandonato la scuola, una piaga che in alcuni quartieri degradati supera la soglia del 50%, giovani che diventano facile preda della criminalità organizzata. Nessun bambino nasce delinquente, si diventa delinquenti se questi ragazzi non hanno educatori, non hanno genitori, non hanno la scuola, non hanno una parrocchia, e noi abbiamo coinvolto parrocchie, abbiamo coinvolto le scuole, le associazioni, perché solo in rete si vince. E sono in crescita le gang criminali, spesso al servizio dei clan, adolescenti che terrorizzano interi quartieri e rappresentano un fenomeno preoccupante. Probabilmente è anche l'effetto di 2 anni molto particolari, però stiamo cercando di approntare forme di vigilanza sul territorio. Martedì avremo un altro comitato dedicato proprio a questo argomento. Nel giorno della presentazione dell'iniziativa sono scese in campo per un mini torneo anche 8 squadre formate da esponenti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della magistratura. Io credo che oggi con Don Merola mettiamo le fondamenta per far sì che questi ragazzi vengano sottratti al nulla, al deserto dei valori, e vengano restituiti alla società civile e ad una dignità che delle zone estremamente degradate non riesce loro a dare.